Buongiorno bambini, buongiorno famiglie. Oggi meditiamo una festa importante, la festa di San Giuseppe, la festa del papà terreno di Gesù. È anche la festa di tutti i papà e vogliamo pensare a tutti quei papà che anche in questo momento ci stanno accompagnando, magari soprattutto quelli che non possono stare vicino a noi e quelli che magari hanno tanto da lavorare perché si danno da fare per far star bene gli altri. Oggi il Vangelo, quello di Luca, ci fa vedere un movimento. Sì, ci troviamo in una carovana. Vedete, ci sono tante persone, tanti carri che si muovono e c'è una famiglia speciale tra tutte queste persone che stanno andando. Abbiamo Giuseppe, abbiamo Maria e abbiamo Gesù. Gesù ha 12 anni e come ogni anno, ci dice il Vangelo, sono andati tutti quanti al Tempio di Gerusalemme. È stato un lungo cammino, faticoso, ma si faceva volentieri perché al Tempio si andava per pregare, si andava per stare insieme, per ringraziare il Signore e per affidarsi a tutto quello che Lui poteva fare per ciascuno. Allora, questa grande carovana, fatta di tante persone che camminavano insieme, che si aiutavano, che si conoscevano, erano parenti, conoscenti, amici di Gesù, tutti quanti si recavano come ogni anno al Tempio. Anche quest'anno Maria, Giuseppe e Gesù sono entrati e si sono trovati dentro nel Tempio con tutti i loro amici. Dopo aver fatto questo momento di ritrovo insieme, la carovana riparte, sì, perché bisogna ritornare a casa e quindi dopo essere stati tanto tempo insieme, dopo aver pregato, dopo aver lodato, ringraziato il Signore, fatto anche qualche segno di preghiera, allora tutti insieme stavano tornando indietro. È passata una giornata intera di cammino e anche Giuseppe e Maria, in mezzo al cammino, si ritrovano ad avere un problema. Giuseppe e Maria si chiedono dov'è finito Gesù. Nella carovana non lo trovano, sono preoccupati, ma come? E dove abbiamo lasciato il nostro ragazzo? Noi eravamo convinti che fosse con noi, che fosse tra gli amici, hanno cercato tra tutti quanti, nessuno poteva aiutarli. Che angoscia per loro rendersi conto che Gesù non era con loro, ma era rimasto a Gerusalemme. Allora Maria e Giuseppe hanno dovuto tornare indietro, hanno dovuto lasciare tutti i loro amici per correre e tornare a Gerusalemme. 3 giorni ci impiegano, mentre la carovana però deve continuare. Tutti i loro amici, tutti i loro parenti devono tornare a casa, devono tornare alle loro attività e si devono sganciare da Giuseppe e da Maria che così rimangono da soli. Quando arrivano al tempio, trovano Gesù che sta insegnando ai dottori del tempio. Ma come? Gesù, non ti sei reso conto? Tuo padre e io preoccupati ti cercavamo. E Gesù, che era davanti ai maestri, dicono: ma come, non sapete che io devo occuparmi delle cose del mio papà celeste, cioè di Dio? Ecco, allora, dopo che Maria e Giuseppe hanno capito che Gesù intendeva proprio che doveva stare prima di tutto a capire cosa Dio voleva da lui, allora possono tornare tranquilli. Perché Gesù aveva già fatto capire che va bene stare con la sua famiglia ed è giusto, però la cosa più importante è quella di seguire la volontà di Dio. Allora, carissimi, cosa impariamo da questo Vangelo? Beh, che non si parte senza Gesù. Anche Maria e Giuseppe l'hanno dovuto capire. Anche loro, pensate quanta angoscia, quanta paura hanno vissuto quando sono partiti, quando si sono resi conto che non c'era nella carovana Gesù. Che paura devono aver vissuto quando sono dovuti tornare indietro. Chissà cosa è successo a Gesù, 3 giorni per cercarlo. Eppure, carissimi, anche per noi che stiamo vivendo questo momento difficile, abbiamo magari bisogno proprio di tornare indietro, di ritrovare Gesù per capire che per ogni cosa, prima di fare ogni cosa, dobbiamo accertarci che Lui sia con noi e anche il nostro cammino, quello che facciamo ogni giorno. Magari in questi giorni ha proprio bisogno, per essere un cammino sicuro, di ritrovare Gesù fra noi. E quindi stiamo ben attenti, sicuri, cerchiamolo in questo giorno. Lui c'è. Cerchiamo anche tutti i nostri papà, tutte le persone che a noi sono care,
per capire che quando Gesù è con noi non dobbiamo avere paura di nulla, anche in questi giorni in cui tutti i nostri affetti, tutte le nostre relazioni diventano un po' più pesante del solito. Allora, carissimi, cerchiamo di ritrovare Gesù proprio a partire da questo Vangelo. Oggi abbiamo imparato che quando si è con Gesù, così dice il Vangelo, si è più tranquilli. È per quello che ci ritroviamo per scoprire cosa ci dicono i Vangeli. Perché il racconto della parola di Gesù è proprio questo. E quello ci racconta che Gesù ci ama. E magari in questo momento dove ci sembra così difficile, abbiamo proprio bisogno anche noi di ritrovare quel Gesù che è vicino a noi e che magari ogni tanto ci richiama a fare qualche passo indietro per sentire che con lui il cammino è diverso, con lui il cammino è sicuro e lui è con noi. Auguri a tutti di vivere un buon tempo, una buona festa del papà, una buona festa di San Giuseppe.